Pierfrancesco Maran, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie anche dell'onore di essere intervistato dopo Patrick Fogli. Ha Bel pubblicato il privilegio, romanzo, insomma. lo ricordo, così intero, un romanzo veramente molto, molto particolare su cui merita soffermarsi. Ma adesso Pierfrancesco Maran ci fa camminare, per così dire, in una città. Praticamente Milano, ma Milano, come potrebbe essere un'altra città, poco importa, perché questo è un atteggiamento culturale veramente con una prospettiva nuova, quello di Pierfrancesco Maran. Anzi, chiamarlo atteggiamento culturale può pensare a una connotazione negativa, anzi, ben il contrario. Il libro si intitola Le città visibili, dove inizia il cambiamento del paese, pubblicato da Solferino. Pierfrancesco Maran, milanese, alle elezioni comunali, è diventato l'assessore più giovane della giunta di Pisa Pia, che a 30 anni poi gli ha affidato mobilità e ambiente, e adesso quale assessorato guida Pierfrancesco Maran? Ho girato prima, dopo Mobilità Ambiente, sono stato assessore all'urbanistica e poi in questo momento, dopo le ultime elezioni, assessore alla casa. Quindi diciamo che ho potuto vedere la città, in questo caso Milano, da più angolature diverse. Infatti è un libro che in realtà è anche, stranamente, visto che è un libro comunque, parliamo anche di politica delle città, è molto pratico, può avere diciamo tre chiavi di lettura. Uno è una storia che spero serva anche ai più giovani che vogliono incuriosirsi di politica e racconta come un ragazzo di 15-20 anni ha iniziato ad avvicinarsi e poi man mano è arrivato alla guida della sua città, che era il mio sogno da ragazzo questo. Dall'altra c'è il racconto di come negli ultimi 10 anni abbiamo provato a cambiare Milano e di come queste azioni si confrontano con quelle che stanno accadendo, sono accadute nelle città europee con caratteristiche paragonabili a Milano, le similitudini tra quello che accade sulla mobilità, sulla casa, sui servizi a Milano, a Parigi, a Barcellona, a Londra, a Berlino, sono straordinarie, anche perché c'è un serrato confronto tra chi guida queste città, tra i professionisti, gli architetti che lavorano trasversalmente tra queste città. La terza chiave di lettura è che gli ultimi 2 anni sono stati anomali, strani, complessi per tutti quanti, chiusi in casa, ci siamo fermati a riflettere, cosa che spesso non hanno il tempo di fare i cittadini delle grandi città. E io credo che questo stia causando un cambio di valori per i cittadini e quindi anche un cambio delle prospettive per le città che forse devono fare delle cose diverse rispetto a quelle che hanno fatto negli ultimi 10 anni. Il libro prova a raccontare questo cambio valoriale di obiettivi delle città. È un cambio valoriale che è necessario, anche se lei nota che ci fa notare che è molto difficile rompere gli equilibri in maniera positiva, ovviamente, anche per Francesco Maran, che tra l'altro è stato super votato lo scorso anno, il candidato più votato non solo della città ma di tutta Italia. Questa è una bella responsabilità, oltre che un onore. I voti sono sempre responsabilità prima di tutto, insomma, no? Si rischia sempre di deludere le attese. Però deve essere anche un'occasione per provare a riflettere. Ho sempre provato a raccontare la mia visione politica facendo delle azioni, anche creando intanto dei conflitti. La politica è anche conflitto a volte, quando abbiamo creato la zona del centro di Milano a pagamento, Area C, riducendo il traffico del 30% dalla sera alla mattina, introducendola. Ci sono state delle reazioni molto forti e contrarie da parte di alcuni, però ritenevamo che fosse una scelta giusta e corretta rispetto al futuro della città. Proprio questa settimana il Guardian ha indicato quali sono le migliori politiche, leve politiche per ridurre il traffico, elencate dalla decima alla prima, e la prima ha messo le congestion charge di Londra, Milano e Stoccolma. Quindi il cambiamento suscita delle reazioni, altrimenti non è un cambiamento. Ovviamente va visto se è un cambiamento positivo o negativo, naturalmente. Oggi io credo che stiamo vivendo una fase
il cambiamento valoriale, per cui da una società della competizione stiamo in tanti cercando una società più collaborativa e anche un pochino più protettiva rispetto alle difficoltà. E questa è una novità che colpisce anche città come Milano, dove la velocità e il senso dell'affermazione sono sempre stati dei valori trascinanti. E il libro, con una derivazione calviniana, Le città invisibili diventa Le città visibili, per veramente Sì. vedere come cambiare il paese. Ma il primo capitolo è molto importante, perché Pier Francesco Maran ci mette subito di fronte a una cosa definitiva. Perché quando noi diciamo che la politica non serve, la politica non va bene, la politica qua e la politica là, il primo capitolo è intitolato La città è politica. Ecco, bisogna subito togliere ogni fraintendimento, ogni idea strana. La città è politica, lo dice la parola stessa, etimologicamente parlando. Non ci piove. Ma è un concetto ancora duro nel 2022, questo, Maran. Ma perché c'è sempre la furbizia di pensare che allontanarsi dalla politica, additarla dei peggiori vizi, tutta una serie di cose che è facile additarla, perché diciamo, la politica come imputato è un imputato molto facile, no? Insomma, è colpevole di tante cose, però è una semplificazione additarla di tutto e dire che si può fare senza. Intanto anche fare senza la politica è politica. Abolire i servizi, ridurre lo Stato, dire che tutto va privatizzato, non è essere contro la politica, è fare la politica in un certo modo. Le scelte che possono avvenire in una città sono profondamente politiche. Lavoriamo per ridurre le diseguaglianze o lavoriamo perché ognuno possa, diciamo, abbia lo spazio in base alla propria forza, capacità, a volte anche prepotenza, a volte ereditarietà di possibilità economiche, insomma. È una questione di scelte, insomma. Il capitolo richiama a questo. Non è vero che le cose avvengono. Cioè, anche quando sembra che avvengano naturalmente, ci sono delle politiche dietro, che possono essere delle politiche volte a far lasciare andare tutto senza interferire, oppure magari, è quello che io provo a raccontare, e che secondo me è accaduto a Milano negli ultimi anni, si cerca di fare una politica che indirizzi alcuni cambiamenti senza essere particolarmente invasiva. E io credo che questa sia la strada migliore, così come in questa difesa della politica non mi sembra che vadano perseguite situazioni dove uno ha l'impressione che le cose accadano solo se la politica o i politici, distinguiamo anche un po' le due cose, dicono sì o no. Quello però non è la politica, è il fatto di porsi in una condizione di veto su alcune azioni. Il tema della politica e della città è un tema molto importante, perché parlare di città è un parlare plurale, anzitutto. Questo bisogna che sia chiaro sempre di più, non solo e non tanto perché ci sono inserimenti di persone che arrivano da ogni dove. Non è solamente questa la pluralità. Parliamo di pluralità architettonica. Gestire una città, gestirne il centro è complesso, ma gestire anzi le periferie, lì allora la complessità diventa alla potenza. Perché la periferia, le periferie sono così difficili da gestire per Milano anche? Beh, intanto bisogna sempre usare il plurale perché fortunatamente non cioè, diciamo che la questione delle distanze dal centro produce risultati diversi. A 6 km da Piazza Duomo si ritrovano quartieri popolari complessi e difficili come il quartiere popolare di San Siro e di Giambellino e quartieri residenziali che non hanno nessun tipo di difficoltà. Quindi la questione delle distanze è, come dire, la prima chiave di lettura, ma come spesso capita, la prima chiave di lettura non è detto che sia quella giusta. Non ce n'è una giusta per definizione, ovviamente,
Però oggi la difficoltà principale è come si gestiscono le varie stratificazioni delle città, a mio giudizio. È un secolo in cui le città crescono, tutte le grandi città d'Europa e del mondo. In Italia purtroppo solo Milano, per via della crisi che hanno ancora attanagliato Roma, Napoli e Torino, che dovrebbero avere caratteristiche analoghe, a dire il vero. E questo significa che devi gestire una stratificazione di migrazioni verso la città. Le do un numero che a me colpisce molto. Milano in 10 anni è passata da 1.300.000 a 1.400.000 abitanti. Si potrebbe pensare che sono arrivate 100.000 persone, ma non è andata così. Ne sono arrivate mezzo milione e se ne sono andate 400.000. È un cuore pulsante da cui, che attrae persone, che ne respinge degli altri, in cui si sommano sogni, ambizioni, scelte di vita. La stratificazione delle migrazioni è complessa da gestire. Ci sono alcuni quartieri popolari dove il cambiamento è meno rapido che altrove. Una lentezza della città gestita dal pubblico oggettivamente rispetto a un sistema invece privatistico che cambia molto più in fretta, dove si sommano la storica migrazione che ha accompagnato le grandi città del nord dal dopoguerra ad oggi, soprattutto fino alla fine degli anni 70, e che ha occupato gran parte delle case popolari. A Milano l'11% dei cittadini vive in case popolari, con il fatto che nel nuovo millennio c'è stata una seconda ondata migratoria molto forte da parte di stranieri, e che questo mix tra una popolazione italiana del meridione, immigrata negli anni 70 e 80 e oggi piuttosto anziana, si trova a convivere nelle stesse zone con famiglie straniere, giovani provenienti da altre culture, è un mix molto più complesso. In quegli altri quartieri periferici che funzionano, invece, il cambiamento è stato molto più armonico, anche perché poi ci sono state altre migrazioni nelle città, gli studenti universitari, i giovani lavoratori, categorie obiettivamente più facili da assimilare nel contesto. E questo produce risultati quindi profondamente diversi anche a volte a distanza di 500-600 metri a piedi da una zona all'altra. E lei chiude il saggio dicendo: le città sono il luogo dove le novità trovano terreno fertile per nascere, scontrarsi ed evolvere, rendendo il futuro visibile. Ecco, e in sostanza, la nostra missione, la missione di chi governa le città, è di rendere questo futuro sempre più visibile. Magari con la pandemia noi ci troviamo in tanti che hanno, come è capitato più volte nella storia, che scommettono che la crisi delle città diventi più radicale, che si ritorni a una vita nei borghi, di provincia, che tutti gli elementi negativi delle città, il caos, i costi, alla fine allontaneranno, sicuramente allontaneranno alcuni, e nel libro il libro scommette sulle città, è una difesa delle città anche per la loro capacità di sapersi rinnovare. Per questo bisogna analizzare oggi le fatiche della vita urbana per poterle andare a ridurre e anche riorientare verso nuovi obiettivi. Però le cose interessanti avvengono nelle città, cioè il fermento culturale, la capacità di innovazione può avvenire dove si sommano culture e competenze diverse che non si incontrano solo sul luogo di lavoro, si incontrano quando portano a scuola i figli e li vanno a prendere al pomeriggio, quando vanno a bere nello stesso bar. La complessità delle città genera progresso, genera futuro in misura nettamente superiore alle altre organizzazioni sociali che ha creato l'uomo sul territorio. Per questo io dico che nonostante le tante difficoltà di questo momento, le città sapranno reagire, sapranno creare anche un nuovo modello che migliora come sono fatte oggi. Pubblicato da Solferino, il saggio Le città visibili, dove inizia il cambiamento del paese, scritto da Pier Francesco Maramma. Prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In realtà sto leggendone due, uno è il libro di Claudio Martelli su Giovanni Falcone e l'altro è l'ultimo romanzo di Dan Winslow, di cui sono un grandissimo fan. Certo, è come non essere fan di Don Winslow, che è Anche sicuramente.
anche se ad oggi rispetto alla trilogia Il potere del cane, il cartello dedicata al narcotraffico messicano, E c'è questa siamo a un nuova registro un storia pochino più basso. sulla mala isola americana, non c'è ancora, anche se il primo, anche questa è una nuova trilogia, diciamo che è l'amore per Winslow, ma facciamo ancora fatica a sentirla forte come l'altra Certo. storia di Dark Cameron. Ricordo che Don Winslow è pubblicato in Italia da Einaudi e intanto grazie davvero per Francesco Maranghi e buon lavoro veramente. Grazie, arrivederci.